23 giugno, puntuali come al solito, siete su Uslo Web Radio, una nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. Buongiorno dunque a tutti gli amici e colleghi in ascolto, chi vi parla è Pino Gallo, un grazie a Ornella Sala che è anche oggi in regia con noi e un benvenuto a Pierluigi Serra, ciao Pierluigi. Ciao Pino, grazie, buongiorno a te, buongiorno Renna, buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Svegliati Avvocatura in cui parleremo di condominio e di mediazione con i colleghi Giuseppe Nuzzo e Fabrizio Plagenza e l'altro contributo, entrambi realizzati dal nostro Angelo Marzo. Esattamente, esattamente. Pino, si parlerà di decoro architettonico, colori degli infissi e poi di un accordo in sede di mediazione sulla cessione della quota dell'immobile. Direi di partire con la prima intervista, come hai detto tu, realizzata da Angelo Marzo con il collega Giuseppe Nuzzo. Parleremo di condominio, di colori degli infissi e decoro architettonica. Una sentenza molto recente, sentiamola in commento. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Buongiorno al collega Giuseppe Nuzzo. Ciao Angelo, un saluto ai colleghi in ascolto. Parliamo oggi, Giuseppe, di una sentenza del Tribunale di Pavia, peraltro molto recente, 29 maggio, sul particolare tema della sostituzione degli infissi in condominio. Sì. Di che si tratta? Decoro, qualcosa? Che cosa c'è indietro questa sentenza? Sì Angelo, questa sentenza offre l'occasione di fare alcune riflessioni sugli interventi di sostituzione di finestre e infissi esterni in condominio. In particolare andiamo un po' a vedere se e quando l'assemblea condominiale può imporre al singolo proprietario la scelta di uno specifico colore degli infissi a tutela del decoro architettonico. Nel caso che è preso in esame da questa sentenza, un condomino aveva deciso di sostituire gli infissi esterni del proprio appartamento con altri di colore bianco. Prima di procedere aveva avvisato l'amministratore che non aveva sollevato opposizione. Dopo i lavori però lo stesso amministratore convocava l'assemblea di condominio e in quell'occasione veniva imposto al condomino di sostituire gli infissi in quanto erano stati installati di colore diverso rispetto a quelli già esistenti e quindi lesivi del decoro architettonico. Ovviamente il proprietario si è opposto a questa decisione. Quindi il giudice, vediamo un po' come il tribunale ha deciso questa questione. Innanzitutto il giudice parte da una considerazione importante, e cioè che nel caso di specie il regolamento condominiale non prevedeva nulla circa il colore degli infissi e quindi di conseguenza non si può contestare alcuna violazione del proprietario del regolamento. Viene poi richiamato l'articolo 1122 del codice civile. Questa norma, come sappiamo, dispone che ogni condomino può eseguire interventi all'interno della propria unità immobiliare purché siano rispettate alcune condizioni. Le opere non devono recare danno alle parti comuni, non devono pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell'edificio e non devono pregiudicare il decoro architettonico dell'edificio. Ora, in questo caso si tratta proprio di valutare se questi infissi di colore diverso hanno determinato un pregiudizio al decoro architettonico. Ed è una valutazione ovviamente che va fatta caso per caso, tenendo in considerazione le specifiche. Certo, che se io ho fatto l'arcobaleno quando, quando ho fatto nascere il condominio, non è che poi posso pretendere l'uniformità. Esatto, è proprio questo il punto. Infatti il giudice ha escluso il decoro architettonico in questo caso specifico. Perché? Perché
nello stabile si è accertato che nello stabile vi era già, prima dei lavori di installazione dei nuovi infissi, una difformità di colori negli infissi e nelle porte già presenti, e quindi erano presenti diversi colori sulla facciata. Inoltre, l'appartamento specifico preso in considerazione si trovava in un piano rialzato e quindi aveva anche una certa autonomia architettonica rispetto al resto dello stabile. Quindi, in sostanza, secondo il giudice, la presenza di difformità cromatiche è proprio ciò che caratterizza l'estetica di questo edificio, e pertanto l'aggiunta di ulteriori colori a quelli già presenti non comporta una lesione al decoro architettonico. Giuseppe, quindi non è che però questa sentenza, sai, perché poi dopo, specialmente sì, oggi in tema di social, sì, tutti quanti leggiamo la massima, metto anche me a volte, e diciamo, beh, hai visto, noi possiamo fare verde, viola e tutto, no? È proprio così? Non è proprio così, perché appunto bisogna innanzitutto vedere cosa prevede il regolamento di condominio. Se ci sono delle disposizioni del regolamento di condominio che prevedono appunto di osservare determinate disposizioni in materia di colori o di decoro, bisogna comunque osservarle, e questo è il primo punto. Salvo specifiche disposizioni del regolamento, però, l'assemblea di condominio non può imporre al singolo proprietario il colore degli infissi se nello stabile vi è già una difformità di colore. Quindi, per fare un esempio, se nell'edificio sono già presenti infissi tutti dello stesso colore, il singolo proprietario che intenda sostituire i suoi vecchi infissi dovrà farlo con altri infissi sempre dello stesso colore o comunque con tonalità simili, per rispettare un'uniformità cromatica e il decoro architettonico. Se non lo fa, ovviamente va incontro a una reazione, diciamo così, da parte degli altri condomini. Se invece ci sono già infissi esterni di colori diversi, quindi non c'è una uniformità cromatica, la scelta è in linea di principio libera. Giustamente, come ti sottolineavi tu, bisogna sempre ricordare che quando si parla di decoro architettonico non ci sono regole valide per tutte le situazioni, certo, perché è una valutazione che è strettamente legata alle specifiche caratteristiche dell'edificio. Come dico io, c'è buon senso sempre, no? È sempre una questione di buon senso. Per esempio, in questo caso il giudice ha preso in considerazione anche la particolare posizione dell'unità immobiliare, che aveva una certa sua autonomia architettonica rispetto al resto del condominio. Sono valutazioni da fare comunque caso per caso. Però bene, l'indicazione che ci dà questa sentenza è interessante, perché esatto, comunque consente, in assenza di disposizioni specifiche, un certo margine di manovra, diciamo così. Grazie Giuseppe della piacevole chiacchierata e una buona giornata a te. Grazie a te, grazie, grazie. Uslow Web Radio, la voce dell'avvocatura. E rieccoci di nuovo in studio, una puntata questa di questo mercoledì interamente dedicata a diciamo le questioni che ogni giorno si propongono a chi è proprietario di un immobile inserito in un contesto condominiale. L'altra intervista, contributo sempre realizzato dal nostro Angelo Marzo insieme con il collega Fabrizio Plagenza, si parla di mediazione e della validità dell'accordo raggiunto in sede di mediazione sulla cessione di una quota dell'immobile in riferimento alla natura contrattuale. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno al collega e amico Fabrizio Plagenza. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Fabrizio, tu che con la mediazione hai diciamo un canale privilegiato sotto il profilo della conoscenza, peraltro. Parliamo oggi della natura dell'accordo sottoscritto in sede di mediazione e in relazione ad una quota dell'immobile. Questo accordo, se non trascritto, che fine fa? È valido? Non è valido? Ok, quindi oggi sostanzialmente parleremo della sentenza del Tribunale di Lecce, la numero 1419 del 12 maggio 2021, quindi una sentenza decisamente recente, che si è proprio occupata del trasferimento del bene all'interno di un procedimento di mediazione.
Allora, la causa nasce da un giudizio incardinato da una donna che chiedeva la divisione giudiziale di un immobile a sua volta ricevuto in eredità unitamente ai suoi fratelli. Quindi un esempio decisamente presente in tanti, si costituivano in giudizio i fratelli e in giudizio uno di questi fratelli eccepiva proprio la carenza di legittimazione dell'attrice, in quanto quest'ultima in sede di precedente mediazione le aveva venduto la propria quota del bene oggetto della controversia, peraltro ricevendo contestualmente anche una somma pari a 5.000 euro a titolo di caparra confirmatoria. Quindi, diciamo, tutto nasce da un esempio molto frequente, no? Una richiesta di divisione giudiziale di incespite di beni caduti in successione e quindi poi ereditati. Il problema, come dicevo, si pone nel momento in cui a fronte di un verbale di mediazione precedente in giudizio viene eccepita la carenza di legittimazione dell'attrice. Bisogna fare un passo indietro. Sappiamo che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5,1 bis del decreto legislativo 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie indicate proprio dal decreto legislativo articolo 5,1 bis è tenuto assistito dall'avvocato prima di tutto ad esperire il procedimento di mediazione. Tra queste materie vengono annoverate diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, tutte materie sostanzialmente in cui l'immobile è quasi sempre al centro della materia del contendere. Accade dunque spesso che in mediazione si stipulino accordi con cui le parti cedano diritti o modifichino le proprie posizioni soggettive, ed è questo il caso. È proprio questo il caso trattato dal Tribunale di Lecce con la sentenza 1419 del 12 maggio 2021, perché il Tribunale pugliese, Angelo, ha ribadito, laddove ve ne fosse stato bisogno, l'importanza dell'accordo raggiunto tra le parti in mediazione. Il Tribunale ha posto l'accento sull'efficacia del verbale positivo siglato all'esito del procedimento di mediazione con cui una parte si sia obbligata a trasferire la sua quota di proprietà all'altra. E secondo il Tribunale salentino a nulla poteva rilevare la mancata successiva trascrizione del verbale, del contratto, in conservatoria. Perché dico questo? Perché il Tribunale di Lecce che cosa precisa? Precisa che anche laddove non venga trascritto nei registri immobiliari, l'accordo raggiunto in sede di mediazioni è idoneo a realizzare la cessione della quota dell'immobile. Ciò perché il verbale di accordo di mediazione, come sai, è un contratto e come sappiamo tutti il contratto ha forza di legge tra le parti, ce lo dice l'articolo 1372. Perché la trascrizione serve solo per i fini della opponibilità. È una pubblicità a terzi, no? Per rendere opponibile ai terzi, per rendere conoscibile a terzi che quello che vorrebbero comprare è già stato comprato o è già stato venduto, che dir si voglia. Quindi l'accordo raggiunto all'esito del procedimento di mediazione con cui una parte si sia impegnata a vendere all'altra la propria quota dell'immobile originariamente in comunione, ha dunque natura contrattuale e produce l'effetto, questo è importante, questo passo della sentenza, produce questo contratto, produce l'effetto di realizzare l'efficacia traslativa anche laddove non sia stato trascritto nei registri immobiliari. In conseguenza, diciamo, di questo percorso logico e motivazionale, il Tribunale di Lecce ha ritenuto sostanzialmente che in questo caso l'erede, che peraltro attrice che chiedeva la divisione giudiziale dei beni, avesse perso la legittimazione a causa nel giudizio di divisione giudiziale, proprio alla luce del difetto di contitolarità del bene oggetto di comunione, perso perché aveva stipulato e siglato l'accordo di conciliazione e mediazione, che come detto ha natura contrattuale e con cui le parti, a mezzo di proprie manifestazioni di volontà, sappiamo che possono regolamentare i propri interessi e porre fine alla controversia trattandosi di diritti disponibili.
Quindi, secondo il giudice pugliese, Angelo, l'accordo in questo caso tra le due sorelle, con cui una aveva ceduto all'altra la propria quota, peraltro verso un corrispettivo a titolo di caparra già versato, anche laddove non fosse stato, come il caso di specie, trascritto nei registri immobiliari, ha comunque impegnato le parti, realizzando quell'efficacia traslativa convenuta in sede di mediazione. Quindi, tra l'altro, nel caso specifico le parti erano anche andate oltre. Addirittura, Angelo, avevano stipulato un successivo preliminare di vendita avente ad oggetto le stesse quote immobiliari già vendute dalla stessa sorella all'altra in sede di mediazione, facendo un preliminare con cui richiamavano peraltro il precedente accordo di mediazione. Sostanzialmente non poteva più vendere un qualcosa che aveva già venduto, esatto, la sorella, e esatto, chiedeva la divisione. Esatto. Grazie Fabrizio, come sempre sul pezzo, e una buona giornata a te. Grazie, grazie a voi, un caro saluto a tutti. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Rieccoci di nuovo in studio, siamo in conclusione, come anticipavo, di questa puntata in questo mercoledì. Prima di salutarvi vi ricordo tutti gli altri nostri appuntamenti in carnet, e soprattutto l'ultimo nato va in onda ogni sabato, Agenda Avvocati, un punto di riferimento per le news, tutte quelle notizie di maggiore importanza che abbiamo registrato nel corso della settimana e che torneremo a commentare insieme con Pierluigi Serra ogni sabato mattina alle ore 9, Agenda Avvocati. Un caro saluto e un grazie a Ornella Sala, da Pino Gallo, buona giornata e buona udienza. Grazie anche da parte mia, Pierluigi Serra, per averci seguito. Anche io vi do appuntamento a sabato e comunque a tutti i nostri appuntamenti quotidiani con la Radio dell'Avvocatura. Un caro saluto, buone udienze e risentirci presto sulle frequenze della Radio dell'Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.